Benvenuti al nostro video tutorial di oggi di Fratel MXT, il software per Electronics Cooling CFD della Mentor Graphics, che oggigiorno viene sempre di più utilizzato nel settore elettronico per analisi nei PCB e nei componenti elettronici. Il nostro video tutorial avrà una durata di circa 10-15 minuti e vi darà una panoramica su come andare a effettuare un'analisi termica con Fratel MXT del componente PCB e del suo apparato. La prima cosa che andremo a fare sarà quella quindi di andare a creare un nuovo progetto termico. Scegliamo come nome Cadlog e scegliamo come sistema di riferimento il sistema internazionale. A questo punto si aprirà un'interfaccia grafica per il settaggio delle condizioni iniziali. Possiamo scegliere se effettuare un'analisi interna, interna o esterna con fluido e trasferimento di calore, solo fluido o conducibilità nel solido. Questo è il dominio computazionale, queste sono altre condizioni iniziali, come per esempio anche il settaggio della gravità, e qui abbiamo la possibilità di scegliere se il fluido è laminare o laminare o turbolento. Inoltre possiamo decidere se effettuare un'analisi steady state, ovvero stazionaria, o transient, ovvero nel tempo. Lasciamo come dominio fluido l'aria, come dominio solido l'alluminio. Effettuata questa fase iniziale, si aprirà l'interfaccia grafica di Flutter MXT, dove all'interno avremo il dominio computazionale nella parte centrale, mentre invece in questa zona, in quest'area, avremo il settaggio delle cosiddette boundary condition, mentre invece in quest'altra area avremo la possibilità di effettuare il post processing. Dal menu tendina possiamo andare a utilizzare i vari tools, quindi i vari componenti che Fruity MXT mette a disposizione, sia per quanto riguarda la realizzazione della geometria e sia per quanto riguarda il settaggio dell'analisi termica. Inoltre, gli stessi comandi sono riportati su un menu a nastro, dove possiamo anche visualizzare che Fruity MXT ha un CAD meccanico integrato, quindi potremo andare anche a realizzare parti e assiemi complessi. Quest'area invece è dedicata al settaggio dell'analisi termica. Inoltre, Fruity MXT ha le cosiddette smart parts, ovvero sono dei componenti, sono delle geometrie che sono già realizzate in Fruity MXT e semplicemente con l'inserimento di alcuni parametri potremo andare a realizzare varie forme anche complesse, come per esempio quelle di un dissipatore. Inoltre, Fruity MXT ha una libreria interna dove possiede alcuni componenti già realizzati, come per esempio ventole o componenti elettronici complessi anche dal punto di vista fisico o dissipatori con forme varie. Quindi a questo punto andremo a inserire all'interno di Fruity MXT la nostra geometria. Io l'ho già inserita, in particolar modo si tratta di un monitor touchscreen che è stato realizzato con il famoso software CAD, ovvero CreoParametric, che è un modellatore CAD 3D. E come possiamo notare, all'interno di questo monitor si hanno altri componenti, ovvero abbiamo un hard disk allo stato solido, un monitor touchscreen, una batteria, una scheda video, con tutti i vari componenti elettronici già piazzati, un modulo di memoria RAM, alcuni connettori e altri PCB. A questo punto devo andare ad inserire all'interno di questa scheda una scheda madre che è stata progettata e realizzata con il CAD Electronica Expedition. Per fare questo andrò a utilizzare il modulo che si chiama Flow EDA Bridge e quindi andrò ad importare all'interno di questo modulo il file che è stato realizzato con il CAD elettronico. Quindi possiamo vedere che questa è una scheda a 14 strati con tutte le informazioni fisiche impostate e i componenti predisposti su una struttura gerarchica. Possiamo andare quindi a selezionare tutti i vari componenti per visualizzare i vari dettagli dei singoli, diciamo, componenti che sono riportati in questo box in questa area. Eliminando il filtro possiamo visualizzare tutti i componenti che sono presenti sulla scheda, sia sulla parte frontale,
che sei sulla parte posteriore, posso effettuare anche uno zoom e navigare sulla mia scheda per andare ad eliminare o comunque visualizzare i singoli componenti. Poiché quindi si tratta di una scheda molto complessa, vado ad eliminare i componenti che sono termicamente insignificanti e per fare questo vado ad utilizzare il filtro componenti. Il filtro che mi interessa sarà il footprint dimension, ovvero meno di 8 mm. Ed andrò ad utilizzare altri filtri e in particolar modo andrò a filtrare manualmente alcuni componenti che non interessano, che non partecipano quindi all'analisi termica. Il passo successivo sarà quello di andare ad inserire i valori di potenza sui vari componenti e questo può essere fatto sia cliccando sul singolo componente e inserendo il valore di potenza oppure posso importare un file esterno dove vi sono tutti i valori di potenza. E in automatico a tutti i componenti verrà associato un valore di potenza. Possiamo visualizzarlo nel box sottostante. Allo stato attuale i componenti risultano essere modellati come semplici blocchi. Per avere un modello molto più accurato, posso andare a sostituire i tre circuiti integrati con dei componenti che sono stati realizzati con l'applicazione Flutterm Pack e sono stati caricati nella nostra libreria, quindi nella mia libreria. Clicco sul componente, seleziono il componente di interesse, clicco su Swap for Select Only e in automatico il componente verrà sostituito. Effetto la procedura per gli altri due circuiti integrati. Finita questa fase di inserimento dei parametri termici, andrò a cliccare su Transfer to FluTerm XT. E a questo punto il mio modello verrà trasformato ed importato nell'ambiente di FluTerm XT. Il risultato del modulo Flow EDA Bridge sarà il seguente, ovvero otterremo il modello 3D del mio PCB con i vari componenti. A questo punto voglio andare a inserire, quindi a piazzare sui tre grandi circuiti integrati dei dissipatori. E prima di fare questo andrò a inserire un materiale, quindi una pasta termica. La pasta termica di riferimento è la seguente, ovvero un polimero che viene utilizzato solitamente per questo tipo di dissipatori. E dal datasheet di questo polimero posso andare a visualizzare sia le proprietà meccaniche che termiche di questa pasta termica. Quindi per andare a realizzare la pasta termica utilizzo le Smart Part e vado ad utilizzare un cuboide. Vado ad ridimensionare questo cuboide per fare in modo che sia uno strato che venga piazzato su questo componente. A questo punto vado a inserire i valori. E qui inserisco come altezza 0,2 mm. Sostituisco il tipo di materiale, che abbiamo detto che si tratta di un polimero. Vediamo, il polimero è il seguente, ok, perfetto. Quindi inseriamo questo tipo di polimero, clicchiamo su ok e il cuboide verrà ridimensionato. A questo punto andiamo ad allineare questo cuboide al mio circuito integrato. E quindi abbiamo inserito il primo strato di materiale termico, quindi della pasta termica. A questo punto voglio andare ad inserire il dissipatore. Utilizzo le Smart Part e in automatico mi viene generato questa geometria, che alla fine è un dissipatore. Ridimensiono questo dissipatore con i miei valori, quindi clicco sul dissipatore e vado a inserire le misure di mio interesse. Questo è 1,5 mm. Mettiamo 15 come numero di alette. Mettiamo 1 millimetro e qui mettiamo 5 mm. Ridimensionato il mio dissipatore, lo vado a posizionare sullo strato di pasta termica.
Ok, perfetto. Ripeto la procedura per gli altri due circuiti integrati e il risultato finale sarà il seguente. Quindi avrò questo modello finale, dove a questo punto andrò ad generare la mesh. Potrò utilizzare una mesh standard, una mesh intermedia, una mesh più avanzata. Clicco su OK, genero, quindi vado a generare la mesh, inserisco il numero di CPU che devono andare a effettuare il calcolo computazionale, in questo caso 4. Seleziono su Solver e dopo qualche ora, dipende anche sia dalla complessità del modello e dipende anche dal tipo di computer che si sta utilizzando, otterrò i seguenti risultati. I risultati possono essere visualizzati mediante l'utilizzo di differenti tools. In questo caso stiamo visualizzando la rappresentazione di Surface Plot e quindi stiamo visualizzando la temperatura sulla parte solida. Grazie anche alla scala colorimetrica possiamo andare a visualizzare i valori di temperatura sui singoli componenti. Notiamo che abbiamo dei valori di temperatura elevati in queste tre zone. Possiamo utilizzare un probe per visualizzare i valori di temperatura sui singoli punti. Notiamo che in quest'area abbiamo un valore di temperatura intorno ai 95-96 gradi centigradi, mentre invece sul dissipatore abbiamo un valore di temperatura intorno ai 116 gradi centigradi. Ora, per poter risolvere questo problema termico, possiamo andare a effettuare o una modifica dal punto di vista di progettazione elettronica, quindi andare ad modificare i componenti elettronici, oppure possiamo andare ad inserire all'interno di FreeThermX T una ventola per provare a ridurre i valori di temperatura. Quindi ritorno sul mio modello iniziale ed vado ad inserire su questo dissipatore una ventola con ovviamente le dimensioni del mio dissipatore. Posso andare a utilizzare o le smart part oppure posso andare a scegliere una ventola che è presente in libreria. La ventola che andrò a utilizzare sarà una ventola dal nome Sunon, che ha dimensione 35x35x6 e questa è la datasheet con i vari parametri e la curva di performance. A questo punto vado su Fans e vado ad selezionare la ventola di mio interesse. Il part number è il seguente e posso visualizzare anche sia i valori di potenza, sia il numero di giri al minuto e anche il rumore in decibel. Effettuo una ricerca semplificata 35x6 o eventualmente inserisco il part number ed vado a selezionare la ventola di mio interesse. Riposiziono la ventola su questo dissipatore come ho fatto in precedenza per quanto riguarda sia la pasta termica che il dissipatore. Rilancio la simulazione e quindi dopo qualche ora, dipende sempre dalla complessità del modello, ottengo i seguenti risultati. Mediante l'utilizzo del probe potrò andare ad visualizzare sui singoli punti i valori di temperatura e quindi noto che ho una netta diminuzione dei valori di temperatura sia sul PCB che sul mio dissipatore. Quindi la soluzione dell'inserimento della ventola ha portato dei benefici al mio modello. Posso anche andare a visualizzare i valori di temperatura e quindi i risultati mediante l'utilizzo di altri tools che metto a disposizione FreeThermX T. Posso visualizzare per esempio la rappresentazione delle streamline ed effettuare quindi l'animazione delle streamline, ovvero delle linee di flusso, e vedere come si comporta l'aria all'interno del mio case. FreeThermX T inoltre consente di andare ad generare un report del modello termico e questo viene generato mediante un file Word. Quindi possiamo andare a visualizzare tutti i parametri che sono stati inseriti all'interno del mio modello termico e inoltre possiamo andare a visualizzare tutti i risultati che sono stati generati e analizzati da FreeThermX T. In questo caso possiamo visualizzare anche i valori minimi, massimi e medi su un dissipatore. Bene, per oggi è tutto, grazie per la vostra attenzione e al prossimo video tutorial.